spiegazione di questo quadro. Infatti volevo chiedere, innanzitutto una donna quindi di grandissima attualità, chi non ha Penzeio come padrone? Tutto, in tutti i tempi, l'uomo e le donne di tutti i tempi hanno avuto Penzeio, soprattutto in virtù anche di ciò che sta succedendo da noi a livello sociale, a livello nazionale. Però la cosa che ci incuriosisce, come dici tu, in questa iconografia, è l'immagine di un francescano accanto alla Madonna di Santa Giovanna. Quindi spiegaci un po'. Allora, facciamo un attimo di flashback storico. Certo. Lucia fonda la chiesa nel 1141. Nel 1397 il re Martino concede un privilegio a questa chiesa, che questa sarà la prima e la più importante festa dei dintorni, per cui si proibisce a chiunque di fare 15 giri e celebrare questo. Il 15 agosto, per privilegio reale, è della Madonna di Caccia Pensieri. 1428 arriva a Cammarata il beato Matteo Gallo da Girgenti, un frate minore francescano che predicava in tutta la Sicilia. Lo chiamano a Cammarata perché il signore del luogo, Monte Catena Moncada, era in conflitto col popolo e il popolo si ribellava a lui. Si chiama questo frate autorevole per cercare di calmare le tensioni sociali. La predicazione aveva anche queste funzioni nel passato. La gente entusiasta della predicazione del beato Matteo e dei francescani chiede che fondino un convento qui. Il beato Matteo già l'aveva fondata a Messina, l'aveva fondata a Palermo e forse ne aveva fondato qualche altro, che adesso non ricordo. Comunque fu uno dei primi che fondò in Sicilia e fu il primo noviziato che ebbero i frati francescani osservanti in Sicilia. Quindi i frati arrivano e trovano già questa Madonna, la valorizzano al massimo, se ne innamorano, sì. E proprio uno di loro, probabilmente si tratta del primo francescano di Cammarata. Addirittura? Sì. E chi è? Beato Giovanni Clemente, ma la vera traduzione del cognome è Chimento, che è un cognome nostro. Chimento, cognome di Cammarata. Beato, non canonizzato dalla Chiesa, ma beato dell'ordine francescano e beato acclamato dalla gente, quindi quei santi uomini in fama di santità che poi ne rimasero morti e la gente di loro. Fu lui il primo francescano a fare esperienza diretta della potenza di questa immagine. I frati pregavano, vegliavano e lottavano contro i pensieri cattivi e le tentazioni del diavolo. Ovviamente. Il quadro lo dimostra benissimo. Il quadro è una scena notturna. La scena centrale è la cappella della Madonna della vecchia chiesa di Santa Maria di Gesù, la lampada accesa e questo frate che veglia. Nella veglia ha uno scontro col diavolo. Ah, ecco. Infatti si vede la iconografia classica del diavolo. Abbiamo raffigurato in forma di toro alato. Si sa, con ali da pipistrello, eh? Bellissimo, che poi la fantasia degli artisti, degli agiografi si sbizzarrisce in questo. Però la scena che abbiamo qui raffigurata è postuma alla lotta, perché la lotta avviene ma non viene raffigurata, ma viene raffigurato il diavolo che già all'alba sta lasciando la cappella della Madonna e il beato Giovanni che viene ferito dalle corna del diavolo, dalla parte del cuore con la ferita visibile. Esatto. E la geografa chiaramente deve descrivere una scena e deve anche renderla suggestiva, appetibile. Certo. Quindi dice che gli uscirono le budella, il sangue. Addirittura. E questo uomo sviscerato. Ma queste cose nella vita dei santi, nella letteratura geografica, ci sono normali. Perché è stato colpito nel profondo. Sì, ecco. Esattamente. Ferito nel profondo. Quindi una ferita tra il costato e l'addome, perché si parla di viscere, questo beato se ne va davanti alla Madonna piangendo perché la ferita gli fa male, perché ha paura di morire, cosa normalissima, certo. Chi viene ferito? La Madonna fa un gesto bellissimo, scende dall'altare, sì. Lascia il bambino Gesù sull'altare, al posto del tabernacolo, al centro dell'altare, si caccia un capello, un capello d'oro, dice la geografa, e con un ago ricuce la ferita. Una cosa di con il suo capello, bellissimo, proprio la madre, cioè, che la Madonna che per lenire la sofferenza e guarire una ferita mette del suo il capello. Una cosa stupenda. Poi il simbolo della femminilità.
maternità per eccellenza, quindi la maternità proprio che si prende cura dei suoi figli. Quindi la cosa bellissima in questa immagine è che la Madonna guarda la ferita ed è la Madonna che ci aiuta a guardare le nostre ferite, perché noi non siamo capaci di guardarle sempre. E il beato Giovanni che guarda le mani della Madonna, che la stanno risanando. Sì. Quindi noi per sanare le nostre ferite dobbiamo guardare alla Madonna. Il messaggio è attualissimo. L'umanità ferita che va davanti a Maria, e Maria che scende, è regina, lascia il trono e diventa serva e comincia a guarire le ferite dell'umanità. È una cosa di un'attualità straordinaria. Poi vicina proprio lo fa nella pratica, non lo fa solo. Una cosa da considerare: la mano del bambino è perfettamente simmetrica con la mano della madre. C'è una prospettiva perfetta. Come il volto del bambino è esattamente in simmetria col volto della madre e con la corona, sono due figure in simmetria, vuol dire che il figlio agisce con la madre, in sinergia, e vuol dire che il figlio agisce attraverso la madre. È vero, tant'è che la mamma è la prima che fa fare il primo miracolo a Gesù, è proprio lei che sprona. Quindi è di un'attualità grandissima. E c'è un testimone. Infatti chi è quello dietro la grata? La cappella della Madonna. Gli storici la descrivono come una piccola porziuncola, tanto che uno storico francescano dice: come i francescani del mondo hanno la loro porziuncola ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, i francescani di Sicilia, della Val di Mazzara, hanno la loro piccola porziuncola nel santuario di Santa Maria di Gesù in Camparata. Quindi è importantissima per i francescani, è veramente. La cappella della Madonna certamente aveva dietro un piccolo coretto dove i frati. Quindi c'è un frate che prega di notte e che è il testimone oculare di quello che avviene. Per dire che è veramente avvenuto. Perché usa questo espediente il pittore? Per dire che non è un'invenzione o una visione solo del beato Giovanni, ma che ci sono testimoni oculari che hanno visto e hanno testimoniato. Una cosa che realmente inoltre, esiste. Esattamente, la tradizione ci dice che beato Giovanni confidò al suo confessore questa esperienza mistica, e quando morì il confessore chiamò i frati, scoprì il corpo e gli fece vedere la ferita con un piccolo pezzettino di capello d'oro che ancora usciva. Perché hanno usato questo espediente letterario? Per dire che è un fatto che ha un fondamento storico. Noi non sappiamo come, dove, quando, i particolari non li possiamo conoscere perché è un'esperienza spirituale vissuta da lui in prima persona, quindi rimane riservata dell'interiorità, ma la testimonianza sua ai frati e la testimonianza dei frati alla gente ha dato materiale a un autore per comporre un racconto che ha fondamenti storici e che simbolicamente parlando rappresenta proprio quello che è Maria, la risanatrice delle ferite dell'umanità, quello che deve fare una madre. Hai detto una cosa bellissima, la risanatrice. Io non avrei mai usato il termine la dottoressa, perché è un termine un po' usurato, ma la Madonna è colei che risana le ferite, che aiuta a guardarle, ad accettarle e poi a guarirle. Cioè è una cosa materna, un bambino che si fa male da chi va? Va da sua madre. Esatto. Un frate che è ferito dal diavolo perché lotta, da chi va? Dalla Madonna. Certo, la madre. E poi un particolare di questo quadro è il Monte Cammarata. Sì, qui. Ed era il panorama che si vedeva dal vecchio convento. Ah, quindi è un dato reale, è reale questo. Certo. Una cosa, la geografo racconta che c'era il diavolo che faceva strepito, rumore di catene, puzza, fumo di zolfo. Ecco, rappresentato il fumo. È uno dei segni della lotta. Cioè, l'interessante è questo, che qui viene raffigurato il beato dopo la lotta, quindi è come se fosse un ex voto. Non sappiamo se questa immagine, ecco, arriviamo a questo. Sicuramente questa immagine era raffigurata nella cappella della Madonna del vecchio convento. Sì. Quando il vecchio convento cominciò a franare, ci passava sotto una vena d'acqua, quindi il Francesco si è aperto in due, siamo a metà del 1700, i francescani cominciano a pensare di costruire un convento più vicino al paese, e un convento perché sono affezionati a Cammarata. Certo. La fortuna è che nel 1710 il provinciale dei francescani di Val di Mazzara è un camaratese, Biagio Coffari, il quale, affezionato al vecchio convento,
di tutto per farlo restaurare, ma è un restauro temporaneo, certo, non è un restauro. Sì. Però al ricordo di quel restauro abbiamo una lapide. E in quell'anno in cui si compie il restauro del convento, 1710, lui fa coniare questa immagine a Palermo. Quindi è lui il committente. È lui il committente perché è un camaradese. E perché vuole propagare un miracolo della Madonna. Io mi chiedo perché in quel momento proprio vuole rilanciare una nuova iconografia della Madonna. Perché siamo nella metà del Settecento. Può essere che il culto aveva un momentino di arresto, di crisi. L'illuminismo avrebbe esattamente qualche... Non sappiamo quali vicini, ma facciamo ipotesi noi, perché la storia va fatta anche con le ipotesi, certo, con i chiaro. Documenti. Quindi per rilanciare la miracolosità di questa immagine si coglie questa immagine. Che è chiarissima. E soprattutto è bella perché i francescani dicono: noi attestiamo che la Madonna è miracolosa perché uno dei nostri frati, il primo frate di Cammarata, ha ricevuto un miracolo. Ma questo non è solo francescano, anche cammaratese, quindi ha doppio valore. Certo, è un cammaratese nostro ed è un frate nostro che, avendo ricevuto il primo miracolo, vi attesta che la Madonna è miracolosa. Questa è di una grande forza dimostrativa. Esatto, questa immagine. Ed è da quel tempo, cioè, che quando, tutti i fedeli si pregano. Quando guardo questa immagine, quando l'ho studiata, pensate alla potenza che hanno le immagini. Esatto. Infatti questa immagine era in tutte le case di Cammarata, perché la Madonna di Cacciapensiere, la statua originaria, ma diciamo la più antica che abbiamo, perché l'originaria non sappiamo che cos'era, la più antica che abbiamo, stava coperta di candelabro, come le statue importanti stavano tutte coperte, si svelavano in particolari occasioni, certo. Quindi davanti alla cappella della Madonna si metteva un velo ricamato con questo miracolo, quindi i fedeli vedevano questo tutto l'anno. I frati che andavano in giro per i paesi qui intorno distribuivano questa immagine della Madonna. Questa immagine è stata raffigurata anche in altri conventi francescani di Sicilia. Quindi è una cosa proprio che diventa un'iconografia proprio per tutti. Per tutti. Popolare, perché questo è un film a tre scene. La grande intelligenza psicologica, no? Di capire che nonostante le verità si scrive per immagini e simboli, il simbolo di questa impresa nessuno può dimenticare. Pensando alla forza di questa immagine, la gente qui vede tutte le scene. Si immagina la notte, quindi esatto, aziona la fantasia, esatto. Vede il diavolo e la gente non vuole vedere il diavolo, perché gli viene predicato, gli veniva predicato con un linguaggio suggestivo. Quindi esatto, il fuoco di la gente che vede il frate, esatto. E si immedesima, perché tutti portiamo ferite. Esatto. La gente che vede il la Madonna. È in prevalenza sia di una questione interiore che di una questione fisica. Benissimo. La gente che vede una Madonna miracolosa all'azione, perché questa iconografia cosa dimostra? Questa iconografia dimostra che la Madonna è miracolosa. E la gente che vede una cosa materna, una mamma, come fa a cucire una ferita con un bambino in braccio? Deve lasciarlo. Lo lascia in posizione di privilegio. È anche una scena, sembra domestica, seppure avvenuta in una chiesa. Ma poi l'ago e il filo è tipico. E guardate questa Madonna, non dico scollata, ma con una veste popolare. È vero. Guardate questa Madonna. Rosa che è il colore del cuore e l'azzurro che è il colore della comunicazione, quindi comunica cura. Guardate questo beato che dice il rosario, guardate com'è grande questa corona, perché i frati propagandavano la devozione al Santo Rosario. Guardate i particolari, il campanello, le carte gloria, i candelabri, la lampada, la grappa del coro. La prospettiva, chi la legge queste immagini? Il Monte Cammarata, voglio dire, più di così, con la nostra vegetazione. Sembrano diapositive, esatto. L'unica immagine. Ma forse qualcuno che ha l'ha commissionato il padre Cuffaro, ma l'ha incisa e l'ha disegnata Onofrio Gramignani. I Gramignani erano incisori e stampatori che avevano fatto esperienza nelle Marche e nell'Emilia, poi erano scesi a Palermo, basta consultare qualunque dizionario. Personaggi autorevoli di Sicilia si trovano queste notizie, e quindi erano i migliori incisori dell'epoca. Quindi questo frate vuole un prodotto di qualità. Di questa immagine noi abbiamo la pietra litografica, ce l'hanno conservata nei privati, è stata, diciamo, da questa tratta. E di questa immagine al
al Museo P3 di Palermo, noi abbiamo ancora un'altra versione diversa, un'altra immagine della Madonna con la stessa struttura scenica, ma col beato sostenuto da un angelo come se fosse in estasi. Quindi di una forza, questa è più popolare, nel senso che è più pratica. Una persona viene tentata, in questo caso un frate, viene ferito e la Madonna scende per sanarlo. Cioè, voi pensate che la gente aveva i cassetti pieni di questa immagine? Ma ora parla di gente. Ora. E tu l'hai messa sulla prima. Con i restauri della chiesa, col fatto che la Madonna non si copre più, il velo è andato usurato col tempo e non abbiamo notizie. Si hanno notizie di un'altra tela che stava lì davanti, dopo il velo non abbiamo notizie neanche di questa. Questa è un'immagine, una riproduzione su tela che ha fatto fare padre Mastrella, perché siccome questa immagine è riprodotta sul soffitto della chiesa, perché l'hanno riprodotta al centro sul soffitto di questa chiesa, quando veniva di Pellegrini lui voleva spiegarla, ma veniva il torcicollo a tutti. Cioè, allora ha fatto fare questa gigante. Buon'anima com'era, ha cercato di fare. Quindi la Madonna di Cacciapensieri alla fine è la Madonna dei nostri tempi. Di cui tutti abbiamo bisogno, sì. A cui tutti dobbiamo chiedere la grazia di ritornare il nostro ferito. Come dicevi tu, siamo nell'epoca delle paure collettive. Esatto. Siamo nell'epoca dell'angoscia. La gente è in preda a paure e a fragilità che emergono sempre più prepotenti. Ma chi più della Madonna può rassicurare che una presenza materna, cioè questa icona, ha una forza di comunicazione, se viene spiegata e se viene letta con criteri storici, chiaramente con i criteri artistici, certo, esatto, ha una forza straordinaria di comunicazione di contenuti spirituali e storici che secondo me sono straordinari. Quindi invitiamo tutti i fedeli, non solo siciliani, italiani, di tutto il mondo, a venire a Cammarata e a venire a visitare e a guardare, ad affidarsi, a chiedere appunto di risanare le proprie ferite alla Madonna, a Maria Santissima Cacciapensieri. L'ultima